uscito dalla sotana dopo il nerf ai cecchini, il pusher ha iniziato a ripopolare il crogiolo, grazie al leggermente sgravo Mother 64. Probabilmente gioca con il fast forward per 10 inserito, infatti si muove senza sosta skateando e saltellando come il coniglietto schizzato fuori dalle pile Duracell. State sicuri che è capace anche di lasciarvi in faccia in prima luce, Non vi preoccupate. I recenti studi del Nobel alla chimica Walter White hanno affermato inoltre che l'unico modo per gestire tale ritmo è quello di essere sotto effetto delle metanfetamine Blue Sky. Il pusher inoltre non sa cosa sia una primaria, visto che in mano ha solo ed esclusivamente un pompa. Per essere sicuro di essere stronzo fino alla morte, equipaggia anche tanto il tanto amato telecomando universale. Dopo l'ultimo aggiornamento che ha visto l'eliminazione delle munizioni speciali, il pusher si è presa male e ha dovuto abbandonare il suo fidato compagno a pallettoni. Non temete però, perché ha subito trovato una nuova alternativa, la sidearm. Nemesi del pusher e modello per tutti quelli che andavano all'azione, il camper è capace di stare fermo per partite intere, tanto da fare insieme il dubbio agli avversari che sia AFK. Il soggetto in esame sceglie il suo posto con cura dopo un'attenta analisi scientifica, manco fosse Sheldon Cooper alle prese col suo divano. Armato del suo fedele cecchino, rimane scoppato senza respirare attendendo l'ignara vittima. Nel caso in cui faccia esplodere la testa con un bel headshot, si sente subito in dovere ovviamente di salutare come segno di rispetto nei confronti del suo avversario e per far vedere che la skill scorre potente in lui. Tra una partita a briscola, un bianchino di drop e un giro di supervisione al cantiere, il vecchio albocciodromo trova sempre tempo per allenarsi in crogiolo in vista del campionato provinciale di Teramo. Lo si riconosce immediatamente dal settaggio del personaggio, disciplina per 9000, armamentarium, ricordo di Feywinter, radianza, ovviamente con granata a fusione saldante ti sciotto anche la badante. Se fosse per lui, tutti i venditori di armi della torre sarebbero disoccupati e costretti a campare vendendo pezzi di seta nuove e candide sulla spiaggia di Ishtar. E al povero Cristo che se lo trova davanti non resta altro che fare la fine del buon Krillin contro Freezer, cioè la morte eterna, sulle donne di quel fastidiosissimo rumorino precedente l'esplosione, al quale segue giustamente un numero indefinito di increcazioni creative. Il padre, la madre, tutti i fratelli, hai rotto i coglioni, ti venisci un tumore, puttana del signore. 3, 2, 1, ciak, si gira. Se vi è capitato di avere in squadra qualcuno che vi pressurizza le balle con le sue live mentre giocate, vuol dire che sei di fronte a un tipico esemplare di streamer. Con l'avvento di Twitch e i vari servizi di trasmissione, infatti, chiunque può diventare il nuovo FabiJ, anche tu! Eccolo lì infatti lo streamer nel suo riquadretto, col cappello tattico, le cuffie da pro-gamer coreano e la maschera da piccione per non essere preso in giro dato l'aspetto poco socievole. Il nostro Spielberg dei poveri spesso è più attento ai commenti della live che al gioco stesso, passa infatti tre quarti di essa a salutare calorosamente gente come se fossero i suoi più grandi amici. L'altro quarto lo spende per ricordarvi di iscrivervi al canale. Il 90% degli esemplari di Laguori vive in Italia. Lo si può riconoscere dalla tipica colorazione rossastra, tendenti in alcuni casi fortunati al giallognolo, e dalla capacità di essere invulnerabile ai colpi avversari. Gli sviluppatori hanno previsto delle classi specifici per tali soggetti che attingono il loro potere dalla misteriosa forza del lag. Il titano che blinca, il cacciatore con l'attacco corpo a corpo a distanza, lo stregone con il triplo salto, ciascuno in grado di shottare la gente da dietro i muri. Per fortuna esiste l'assistenza, e ci pensa l'intero zoo di Mama Bungie con i suoi 14 errori a sistemare la situazione. Per sistemare questo problema è consigliabile passare dalla connessione 56k alla DSL. È un passaggio caldamente consigliato. Tasto option e segnala al giocatore. Lo sbirro in game passa più tempo nei menu piuttosto che a giocare, perché lui, in qualsiasi situazione, nel dubbio, segnala. Non importa qual è il motivo. L'importante è che possa andare a letto sapendo di aver fatto quello che è giusto per la comunità. Subisce un headshot col cecchino, usa trucchi e bara. L'avversario spara prima di lui, pessima connessione. Trova il compagno fermo in base a conquistare la zona che è l'obiettivo della partita, in attività. Viene ribeccato male? Scortese. I più esperti di questa categoria segnalano anche per molto abile, in modo che lo skill-based matchmaking faccia il suo lavoro e gli faccia incontrare gente come Luminosity, Sir Demetrius, il famigerato Leo 1573. Alla lunga lo sbirro rischia di sembrare lamentoso, e infatti si inimica buona parte dei giocatori, però è un rischio che lui è pronto a correre, perché egli è l'eroe che il crogiolo non merita in questo momento, ma di cui ha bisogno. La presa per il culo è parte integrante degli FPS, ovviamente non poteva mancare nel pacifico e maturo mondo del crogiolo. In tale ambiente il trollone, infatti, è libero di lasciarsi andare ed esprimere tutto il suo potenziale. Spinto da un'empatia fuori misura, ad ogni kill parte a tibeggare come se avesse qualche problema al pollice, o più probabilmente anche al cervello.
Si improvvisa simpatico ballerino che a confronto quello della team non ti sembra più tanto male. Sfoggia tutto il suo repertorio dei moto per farti vedere quanto veloce riesce a trasferire i propri soldi al portafoglio, al PSN, fino all'angolo di Severis. A fine partita, dopo aver usato magistralmente un fisto panic per non morire e avere ovviamente adeguatamente debuggato, non fa mancare il messaggio privato dove il trollone affettuosamente porge i suoi maggi alla tua persona e a quella dei tuoi familiari. 1, 2, 3! E voi quali guardiani fantastici conoscete? Fatecelo sapere e soprattutto diteci dove trovarli. A presto!